oggi vediamo insieme come si fanno a realizzare degli orecchini a forma di pinguino. Per questo progetto ci occorre della pasta modellabile. Come ben sapete, io utilizzo la pasta di mais, però voi se preferite il fimo o qualsiasi altra pasta potete utilizzare quella che preferite. I colori che ci serviranno saranno il bianco, il nero e l'arancio. Poi ci occorrerà della colla Vinavil, una pinza, due gancetti piccoli e due monachine per montare appunto gli orecchini. Infine della vernice trasparente, però questa è facoltativa, dipende un po' da voi se amate l'effetto lucido finale oppure preferite invece lasciarlo così matto. Decidete voi. Io di solito la utilizzo sempre perché mi piace abbastanza l'effetto finale lucido, ma lo farò solamente quando sarà asciutto l'impasto. Allora, prima di procedere però vi volevo ricordare che se non sapete come si fa a realizzare la pasta di mais, troverete il video qui sovraimpressione nella playlist o nel box informazioni, quindi dategli un'occhiata, è stato uno dei miei primi video che ho fatto quando ho aperto il canale. Se vi occorre o se avete altre domande o altri dubbi, potete scrivermi un commento e io sarò lieta di rispondervi. Procediamo. Per prima cosa scaldiamo la nostra pasta e poi ne preleviamo una piccola quantità, cercando di modellarla a forma di pallina. Per quanto riguarda la grandezza, la misura, fate un po' voi, insomma. Io devo realizzare degli orecchini per una bambina, quindi i miei orecchini non saranno molto grossi. Allora, una volta che abbiamo ottenuto la nostra pallina, dobbiamo schiacciarla cercando di trasformarla in una sorta di goccia, in questo modo qui. Una volta fatta questa operazione, cercate poi di, aiutandovi ovviamente sempre con le dita, di appianare un po', la parte esterna, cercando, di renderla quanto più bombata possibile. Così. Poi prendiamo l'impasto bianco, preleviamo una piccola quantità a forma di pallina anche in questo caso, per poi schiacciarla e fare la medesima operazione che abbiamo fatto prima. Diciamo che la differenza sta nel fatto che questo rispetto al nero dovrà essere più piccola e più sottile perché verrà collocata nella zona della pancia. In questo modo qua. Poi ci aiutiamo. Io magari preferisco così, però voi se vi trovate in un altro modo potete fare in un altro modo, prelevate un po' di colla e vi aiutate con uno stuzzicadenti, però cioè, non è obbligatorio fare come faccio io. Vi mettete un po' di una punta di colla qui. Ovviamente io sto usando la pasta di mais, quindi inevitabilmente devo utilizzare la colla. Poi se utilizzate un altro tipo di impasto, come vi dico sempre, regolatevi voi a seconda di quello che ovviamente state utilizzando. Prendete il bianco e lo appiccicate sopra il corpicino del nostro bimbino. A questo punto, sempre con il bianco, preleviamo due palline piccole che ci serviranno per gli occhietti del nostro pinguino. Dovranno essere proprio piccole piccole. Prendiamo la colla, la applichiamo proprio in questo punto qui, dove verranno collocati appunto gli occhi. Prendete le palline, le posizionate e schiacciate. Eccolo
fatto. Ed ecco pronti anche i nostri occhietti. Passiamo invece adesso a realizzare il becco del nostro pinguino. Quindi preleviamo anche in questo caso un pochino di impasto arancio. In questo caso qui dobbiamo realizzare una sorta di triangolino. Quindi ovviamente ci aiutiamo con le dita, schiacciamo la parte opposta. Eccolo qua, e abbiamo ottenuto il nostro becco. Lo applichiamo qui al centro, in mezzo agli occhi, e poi appiccichiamo il becco. Come vedete, comincia a prendere forma. Poi riprendiamo il nero. Con il nero, ci ricaviamo due piccoli salamini. Che devono essere della stessa grandezza. Quindi questi dovranno appunto servire per realizzare le braccine, insomma le alucce. Ecco. Quindi ci ricaviamo questi due cilindri. Cercate di farli quanto più uguali possibile, perché altrimenti risulta un po' sproporzionato. Una volta fatto questo, schiacciamo cercando di ridurlo a una forma simile ad una goccia, ecco, in questo modo qua. Facciamo la stessa operazione anche per l'altro pezzettino. Li mettiamo qui vicini, preleviamo la colla e la applichiamo in questo punto qui. Pieghiamo leggermente le braccine e le mettiamo qua, a questo punto. Ecco fatto. Così, in questo modo qua. Ultimo elemento sono le zampette e dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto per le braccine, cioè cerchiamo di ricavarci due piccoli cilindri della stessa misura che poi verranno schiacciati. Applichiamo un po' di colla sul fondo. Il pinguino è quasi terminato. Mancano solo gli occhietti, che possiamo realizzare sia con la pasta ma anche con un pennarello nero indelebile. Ecco, questo forse avevo dimenticato di dirlo nell'occorrente. Quindi io preferisco farlo con il pennarello nero perché faccio prima. Quindi cerchiamo di disegnargli due occhietti. Possibilmente li facciamo anche vicino il becco perché così sembra anche più simpatico. Aiutandoci con la pinza, prendiamo il gancetto di metallo, lo imbeviamo nella colla e lo inseriamo nella testa, poverino, del nostro bambino. In questo modo qui. Io ne avevo già preparato un altro, cioè ho preparato il suo fratellino, eccolo qua. Quindi non mi rimane altro a questo punto di inserire le monachine. Eccoli pronti, sono terminati. Adesso vi faccio vedere un po' più da vicino. Sono molto carini da indossare, da regalare perché danno un tocco di colore, sono vivaci, sono carini sia per le ragazze che per i bambini. Insomma, io
Li amo molto questi orecchini molto, molto particolari, molto sfiziosi. Infatti ne vendevo tantissimi quando facevo i mercatini. Non mi rimane altro adesso che aspettare che si asciughino all'aria, ci vorrà circa un giorno. Subito dopo poi potrò utilizzare il lucido per appunto lucidarli. Spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando mettetevi un bel pollice in su, condividete il video e niente, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!